Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con la situazione dei cantieri. Sono in atto dei lavori in via Diez e in via Dante per la sistemazione e la creazione di attraversamenti pedonali, alcuni dei quali verranno poi illuminati con l'apposita segnaletica. Mentre stanno iniziando i lavori e stanno andando avanti proprio in questi giorni i cantieri lungo la via Vittorio Emanuele e via Ferrari, via Solferino, via Seibene. Perché? Perché è in previsione un cambio di viabilità. Come potete vedere nella cartina che appare sul video, come sarà poi la nuova viabilità nelle prossime settimane. Il 10 di ottobre invece partono i lavori al cimitero per la sistemazione dei loculi e in questi giorni sono partite le lettere per le famiglie ai quali verrà sistemata la tomba dei loro cari. Nelle prossime settimane dovrebbero partire anche i lavori per il secondo lotto di asfaltature che probabilmente in alcuni punti andrà a concludersi nella primavera del 2023. Molto probabilmente ci saranno dei disagi. Portiamo un attimo di pazienza perché comunque sono opere che poi vanno a migliorare la qualità delle nostre strade. Domenica 25 ci sono le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana al Senato possono votare i diciottenni, quindi mi raccomando, l'invito che faccio a tutti è quello di andare a votare perché è importante esprimere questo diritto dovere della nostra democrazia. Per andare a votare cosa bisogna fare? Bisogna portare la carta d'identità e la tessera elettorale, quindi per chi ha la tessera elettorale si faccia un controllo che la tessera elettorale sia almeno libera di uno spazio per poter accedere appunto al diritto del voto. Se la tessera elettorale dovesse essere piena, ricordo che l'ufficio elettorale è aperto come i seggi nella giornata di domenica senza appuntamento dalle ore 7 alle ore 23. Nella tessera elettorale, qui ho un facsimile, trovate il nome e il cognome, il numero di seggio che trovate qui sotto e il luogo dove si trova il seggio. Questo perché molto spesso mi capita di trovare persone che non sanno dove andare a recarsi e dove si trovano i seggi. I seggi sono dall'1 al 5 nella scuola Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio, dal 6 all'8 nella scuola Salvatore Orru di via Pasubio, il 9 e il 10 nella scuola Rodari di Bergoro in via Corridoni. Quindi ricordo elezioni politiche Camera e Senato domenica dalle ore 7 alle ore 23. Gli eventi della settimana, i due eventi legati alla settimana della salute che per queste due giornate proprio a causa dell'istituzione del seggio elettorale all'interno delle scuole non si terranno in aula magna di Benvenuto Piazza ma nell'aula pluriuso della biblioteca, quindi stasera alle ore 21 in biblioteca ci sarà la serata dedicata ai defibrillatori, mentre domani sera a conclusione della settimana sempre alle ore 21 la serata dedicata ai diritti del malato. Altri eventi, che può essere un evento istituzionale, è mercoledì sera alle ore 20 in sala consigliare o in diretta streaming il Consiglio Comunale. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.